Pescalia, oggi Francis Kander sembravano avere la vittoria in pugno, poi cosa è successo? Un blackout? Sì, blackout, a 3 minuti dalla fine stavamo 4-1, ho giocato una partita perfetta, sempre attenti, poi in 3 minuti abbiamo preso 2 gol dalla distanza e poi il 4-4 è stato un errore abbastanza evidente. È successo questo errore. Questa rimonta avversaria dovuta a un calo della squadra oppure di qualche singolo, magari che non. No. Magari aveva già la vittoria in pugno. No, ecco, sì, no, calo sicuramente fisico no, perché comunque siamo stati bene, abbiamo giocato tutto il tempo con la stessa intensità. Forse una leggera distrazione, ma stiamo parlando di comunque 3 minuti, cioè abbiamo preso 3 gol in 3 minuti, di cui appunto questo rigore generosamente concesso, come dicono in televisione, e poi altri 2 tiri da lontano, insomma, tutto sommato non abbiamo avuto neanche grandi colpe difensive, solo che siamo stati un po' polli a non gestire la partita. Comunque non è la prima volta che subite certe rimonte. È anche con i Lions, anche in parte anche sabato scorso, però lì è stato diverso perché abbiamo giocato male il secondo tempo, qua invece sono stati 3 minuti, quindi la squadra non è neppure da condannare perché abbiamo giocato bene, avevamo la prima vittoria in pugno, cioè meritavamo sicuramente, perché loro hanno giocato sicuramente peggio di noi, ecco, noi siamo stati più cattivi sotto porta, in difesa più, cioè loro hanno tirato un sacco di volte alla distanza, cioè poi le occasioni clamorose ne hanno avute poche. Quindi la vittoria è solo rimandata, però il prossimo turno avete i Bayern, i campioni dell'apertura. Sì, vabbè, noi insomma ce la giocheremo. Tra l'altro ti hanno lanciato una sfida, il Bayern, Ciccio Miceli, Modica. Ovviamente io la raccolgo, perché ovviamente non possono raccogliere sfide con lo scarparo. Non belle parole, ti hanno detto. Ma io rilancio, dicendo che sono delle pippe che comunque hanno vinto i rigori con un cucchiaio, quindi poi alla fine noi ce la giocheremo con loro, perché sappiamo che lo possiamo fare con tutti. Diciamo, speriamo di non avere questi problemi che ha avuto nelle prime 4 partite, speriamo di non avere episodi arbitrali contro, perché poi alla fine è brutto dirlo, però è l'episodio arbitrale che ha già deciso la partita, perché il rigore è stato, diciamo, quasi inventato e non l'avremmo pareggiata e la meritavamo di vincere. Va bene Peppe, allora ci vediamo sabato prossimo, speriamo di un risveglio del Francis Kander. Speriamo. Grazie, ciao. Prima parte dello Spartans con attributi, possiamo dire, perché questo pareggio secondo me rimarrà memorabile del vostro archivio, come sì, si come quello abbiamo subito. Amo il Liverpool, avevamo un conto con la sfortuna. Infatti, in questo campo soprattutto, il campo con conto con la sfortuna. Beh, comunque questo pareggio è arrivato alla fine, punti preziosi, però con la vittoria è ancora rimandata. Sì, oggi non lo so, abbiamo giocato i 3 minuti che abbiamo fatto i 3 gol. Per il resto siamo stati succubi di loro. Che 3 minuti pazzi come quella famosa finale Milan-Liverpool. Precisamente. Istanbul. Il calcio di rigore all'ultimo, però l'aveva parato il calcio di rigore, l'ha ribattuta quasi. Ma qua c'è Steven! No. Comunque vi vedo soddisfatti, sorridenti, quindi c'è fiducia tra di voi. Forse siamo sempre giusti. Sì, però. Sì, no, fiducia relativamente, perché abbiamo fatto 0,6. Abbiamo subito 2 ammonizioni, una stupida, una voluta, Francesco, non sempre. Ormai ci ha abituato. Francesco ultimamente un po' nervoso. Parti. Sì, io conto. Irriconoscibile. Diciamo che non c'è lo spogliatoio. Mister Hyde con gli altri. Nello spogliatoio ha detto: oggi anche se mi danno un pugno io non reagisco. È tutto così allo spogliatoio. Si è visto. Io subisco la trasformazione in campo. Io da dottor Jekyll divento Mister Hyde. Cioè chiedo scusa alla squadra. Oggi non la squadra. Chiedo scusa ai franziscani, ma sono preso tutto col portiere. Oggi ho visto, chiedo scusa all'organizzazione. No, siamo stati una partita troppo maschia per maschi. Beh, comunque, considerando che oggi era una partita, diciamo, dove c'erano 2 squadre che ancora. Era uno scontro diretto per l'ultimo posto, per uscire dalla zona di pressione. Si rivede da Alessandro oggi? Sì, anche si è visto veramente il nuovo acquisto di Isma, ci è piaciuto. Finalmente il debutto è arrivato. Un gol, ha procurato il calcio di rigore, si è mosso bene. Certo, deve un po' entrare nei meccanismi della squadra. Però la prima volta pure ci c'è da bene con questa capa, quindi ci può stare. Diciamo, ok. Che... Una domanda, ma sotto io c'è qualcuno? Penso alla Francescana. No. Eravamo a pari punti, quindi loro hanno fatto di più. Da vedere la classifica, ragazzi. No, siamo molti. Ci rifaremo. Vabbè, campionato è ancora lungo. Che giocavo? Alle 7. Contro? I Babel. Babel. Vabbè, noi oggi come partito Francesco dice oggi vinciamo. Infatti sì. Vabbè. No, Babel Spartans alle 7 il 19 marzo. Già sento freddo. 19? 19 marzo. 19 marzo e 19. Babel Spartans. Sì.
Va bene, ragazzi? Va bene, ragazzi, ciao. Ci vediamo alla prossima. Scusa, ragazzi. Ciao.